Romina Power, vietato parlare di Loredana Lecciso. Continuano a girare le voci sulla separazione tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso. I due, dopo mesi di silenzio in proposito, alla fine hanno infatti ammesso la fine della loro storia dando il via ad un'escalation di indiscrezioni senza fine. Dopo la rottura che a detta di Loredana Lecciso sarebbe avvenuta anche a causa dell'ex moglie di Albano, giornali e TV hanno fatto a gara per scoprire ogni antefatto. Intervistando entrambe le parti che, in alcuni casi, hanno finito per scontrarsi proprio tramite intervista. Un modo di fare che a Romina non sembra andar giù tanto da averla portata a scrivere sul proprio account Instagram un messaggio rivolto ai media e nel quale chiedeva di lasciare in pace Albano. Una preghiera silenziosa che alcuni, come Caterina Balivo, sembrano aver accolto ma che altri hanno ignorato. Così, stanca della situazione, la cantante pare aver posto un veto assoluto senza il quale si rifiuterebbe di rilasciare interviste. Romina accetta interviste solo previo accordo di non parlare della Lecciso. La notizia arriva, come spesso accade, dalla rivista Chi, dove nella rubrica Pillole di Gossip c'è scritto che nelle prossime interviste o apparizioni televisive di Romina. Nessuno potrà farle domande su Loredana Lecciso. In caso contrario, infatti, la cantante non rilascerà alcuna intervista. Un veto assoluto che mette ancora una volta in chiaro l'astio presente tra le due donne che, probabilmente, negli anni ha continuato ad andare avanti anche per la mancata partecipazione di Albano che, invece di prendere una posizione, ha sempre lasciato che il dialogo tra le due donne procedesse da solo. Un atteggiamento che, per stessa ammissione della Lecciso, ha creato non pochi problemi portando la donna a sentirsi come isolata. Specialmente dopo il ritorno di Romina nelle loro vite ed il nuovo legame professionale, ma alcuni giurerebbe esserci anche dell'altro, tra la cantante ed Albano. Insomma, tra silenzi ed ammissioni, questa storia sembra aver ancora molto da dire, specie per quanto riguarda le due donne. E chissà se e come risponderà la Lecciso a quest'ennesima scelta di Romina.